Una delle persone chiave del tour di Working Capital PNI è sicuramente appunto il PNI, il Premio Nazionale Innovazione, e quindi il professor Loris Nadotti. Professore, vieni qua mentre i 12 concorrenti si preparano. È passato quasi un anno da quando ci dicevamo: ma che ne dici di sposarti con Telecom? È stato un matrimonio interessante, vivace, come sono i matrimoni migliori, no? Un matrimonio dialettico, che ha dato dei frutti, dialettico, ci ha portato a riuscire a fare questa contaminazione tra le idee e i business plan, perché noi facciamo da sempre, ormai questa è la nona edizione, la nostra business plan competition, adesso facciamo con Telecom anche una business idea competition, quindi una cosa meno formale. Io credo che l'occasione odierna sia assolutamente importante per sottolineare la vivacità della ricerca pubblica in Italia. Parlo di ricerca pubblica perché con noi università e quindi incubatori di imprese universitari c'è anche il CNR che si adopera per valorizzare i risultati della ricerca pubblica e io credo che i frutti siano sotto gli occhi di tutti. Esistono dei progetti, esistono brevetti, esiste la capacità di questa comunità scientifica di generare non solo dei bravi studiosi, ma anche dei potenziali imprenditori. I nostri incubatori di impresa lavorano ormai diffondendo queste buone pratiche da quasi un decennio e io credo che i risultati sono evidenti. Abbiamo in Italia passate attraverso i nostri incubatori 600 imprese in attività. Non mi sembra poca cosa, forse non sono realtà dimensionalmente enormi, ma sono sicuramente delle realtà interessanti che racchiudono poi delle potenzialità veramente considerevoli. Però professore, tra un po' noi leggeremo la short list dei 12 finalisti che sta qui, quindi di questi 12, 4 vincono 100.000 euro per fare la loro startup. Gli altri 8, secondo te, che devono fare? Andare all'estero o già il fatto di essere arrivati qui vuol dire che hanno le carte in regola per andarsi a trovare comunque i soldi in qualche modo? Io credo che il fatto di stare qui sia non solo una vetrina, ma un'opportunità di contatto. Quando abbiamo pensato, poco fa lo dicevo col professor Pozzolo, che è stato il nostro primo presidente, pensato a questa competizione, l'idea era proprio quella di fare in modo che ci fossero contatti, che i nostri giurati, che poi sono il polo del venture capital, cioè potenziali investitori in queste imprese, potessero prendere visione di quella che è tutto quello che l'università produce in termini di ricerca e di possibilità di sviluppo per questo paese. Noi ci siamo, il sistema universitario italiano, nonostante tutte le difficoltà, c'è e attento a queste tematiche e io credo che sul trasferimento tecnologico si giochi appunto la partita del futuro. Lo citava prima il sindaco Fassino. Profumo in quella posizione, dal vostro punto di vista, mi ci metto anch'io, dal punto di vista di un cittadino italiano, una bella garanzia. Lo speriamo. Adesso è chiaro che è stato uno che è stato molto vicino, anche parte attiva del Premio Nazionale Innovazione nel tempo. Insomma, è stato avere una persona sensibile a che stati che stiamo parlando, quanto sono importanti ricerca e innovazione? Avere una persona sensibile a queste tematiche io credo che sia sicuramente una buona premessa, ora vedremo, perché è chiaro che i tempi non sono tempi facili, però io... Oggi dicevano su Twitter c'è stato lo scambio di consegne con il ministro Gelmini, si sono scambiate le chiavi del tunnel. Sono scambiate le chiavi... Twitter, questo non ero io. Scambiate le chiavi del tunnel, speriamo di uscire dal tunnel. Speriamo di essere usciti dal tunnel. Perfetto, va bene, grazie professore, grazie e buona gara.